Ciao a tutti dal vostro Skibam. Oggi parliamo di questo libro, parliamo di preparazione atletica per lo sci e questo libro si chiama appunto Preparazione atletica per lo sci. Non ci sono tante pubblicazioni in italiano sul tema e ahimè sono tutte abbastanza scarse per un motivo e o per l'altro. Questa lo è per i motivi che andrò ad analizzare. Allora, che cosa propone Nicola Sacchi? Laureato in biotecnologie e scienze farmaceutiche, da oltre 20 anni lavora come professionista nel campo del fitness e dello sport. Attualmente ricopre il ruolo di docente in corsi di formazione riconosciuti dal CONI per istruttori e personal trainer. Allora, questo libro diciamo, non è fatto particolarmente bene dal punto di vista editoriale, lo dico in quanto io stesso ho scritto e mi sono pubblicato tutti i miei libri e tutti fatti con Word e francamente fatti un po' meglio. Qui scritto molto piccolo, con dei margini abbastanza ampi, insomma, libricino corto, scritto in piccolo ma con interlinea molto grande, margini abbastanza ampi, insomma, non c'è tanta roba. Questo non necessariamente deve essere una cosa negativa, però insomma, foto in bianco e nero che ci stanno, immagini insomma non proprio al top, ma questo direi che è il meno. Allora, che cosa propone questo libro? Questo libro propone una preparazione atletica per lo sci, con le kettlebell, sostanzialmente. Se il titolo di questo libro fosse stato Preparazione atletica per lo sci con le kettlebell, lo avrei recensito in modo più positivo, ma chiamandosi Preparazione atletica per lo sci e basta, e anche in descrizione non era indicato in realtà che questo libro avrebbe trattato all'80% il discorso kettlebell, devo necessariamente recensirlo in modo negativo. Ora, premettiamo, io le kettlebell le so usare, ce le ho usate per la preparazione atletica per lo sci nel 2011 o 2012, non ricordo esattamente l'anno, con profitto, direi con profitto, fino a che un giorno la spalla ha fatto crook e ho deciso di smetterla. Non è successo niente di grave, un'infiammazione molto comune tra l'altro a chi inizia a fare kettlebell e esagera un po' con gli snatch. Comunque, lasciamo perdere questa cosa, non necessariamente ci si deve far male, però le kettlebell sono uno strumento. Che cosa sono? Sono quello strumento che vedete qui a destra. Si va da un peso di 8 kg o anche meno, però diciamo insomma meno di 8 kg non ha molto senso, anche per le donne, fino a 24 kg, che è la kettlebell un po' standard per l'atleta forte, e oltre ci sono kettlebell da 48, esiste anche la kettlebell da 96 kg. Comunque, in linea di massima ci si allena con un range che va da 8, 12 fino a 20, 24. E ci si riesce ad allenare abbastanza bene. Non costano poco, quindi è un allenamento questo che si può fare tranquillamente a casa o in giardino, ma sicuramente le kettlebell non costano pochissimo. Una kettlebell può andare dai 20 ai 50 euro o più, a seconda della qualità, eccetera. Quindi diciamo che una cosa positiva di questo tipo di allenamento con le kettlebell è che si può fare a casa, comunque investendo una cifra abbastanza elevata, cifra con la quale si può andare tranquillamente in una palestra low cost per molti molti mesi, quindi insomma va un po' valutata la cosa. Sacchi non propone solo le kettlebell, propone anche i bilancieri, e qui insomma da fare a casa, propone degli esercizi che da fare a casa, lui li fa vedere fatti a casa e qua a mio parere insomma compie un errore abbastanza grossolano, ma poi vi spiegherò il perché. Allora, primo problema con le kettlebell. Con le kettlebell si possono usare come se fossero pesi normali o si possono usare per quello per cui sono state ideate, cioè per movimenti di tipo balistico che scimmiottano un po', scimmiottano forse una cosa un po' negativa, comunque che imitano gli esercizi delle alzate olimpiche. Quindi abbiamo il clean and jerk, quindi lo slancio, oppure lo snatch, che è lo strappo.
Abbiamo poi lo swing, che è il movimento classico a due mani che si può fare con la kettlebell. Sono tutti movimenti di tipo balistico, non vi sto qua a spiegare, non vi metto dei video, andatevi a vedere che cosa sono, se siete interessati. Cos'è un movimento balistico? Cioè, mentre un'alzata muscolare è un'alzata dove io sollevo il peso e applico una forza dall'inizio alla fine, quindi sollevo il peso di peso, diciamo, lo tiro su applicando una forza che non, si mantiene pressoché costante, diciamo, dall'inizio alla fine. Nei movimenti di tipo balistico io invece accelero il peso molto velocemente in modo tale che poi avrò un momento dove lascio andare il peso e lui per inerzia continua a salire. Guardatevi una alzata olimpica, capirete di cosa sto parlando. L'atleta tira sul peso molto molto con molta forza per farlo accelerare, poi lo lascia e ci si infila sotto. Per esempio, nello swing, mi metto il peso tra le gambe, con un movimento di tipo oscillatorio, lancio il peso, poi a un certo punto io smetto di tirare sul peso e il peso da solo, con l'inerzia, mi va a finire sopra la testa. Questi sono movimenti di tipo balistico, molto interessanti per sviluppare determinate caratteristiche, per esempio la forza esplosiva, la coordinazione. E in parte anche la forza, meno specifici per allenare la forza. Problema più grave di questi, più grande di questi movimenti è che sono movimenti che non sono facili da imparare. Io ho fatto fare swing, ho visto fare swing a dei miei amici in modi assolutamente improponibili, cioè con una coordinazione pessima. Un mio amico fare swing proprio non ce la faceva. Dopo un'ora io ho detto: guarda, lascia perdere, non è il tuo sport. Cioè, bisogna avere una certa coordinazione, bisogna avere determinate capacità motorie e se non le si hanno, occorrono diverse settimane per impararle. Quindi non sono movimenti per tutti. Non si può prendere un libro e spiegare: guarda, swing si fa così, ti spiego con una paginetta come si fa swing e tu puoi iniziare a far swing. Ottenendone i benefici. Non funziona così, probabilmente farai diventare uno swing, una mezza alzata muscolare che non serve a quasi niente se non a farti male, a produrre dei danni alle spalle o alla schiena. Okay? Quindi, primo problema delle kettlebell, se le sapete usare, ok, se avete capacità coordinative che vi consentono di imparare in fretta, bene, altrimenti no, altrimenti non va bene. Secondo problema con le kettlebell, non sono di certo il top per allenare la forza massima, quella si allena molto meglio con i bilancieri. C'è da dire che in questo libro si propongono anche esercizi con i bilancieri. Tra l'altro con le kettlebell si propongono esercizi anche molto complessi, lo snatch assolutamente è un esercizio piuttosto difficile, fino allo swing che okay, ci si può arrivare, ma per fare lo snatch, insomma, anche io ci ho messo che lo swing l'ho imparato subito a fare lo snatch. Ci ho messo diverse settimane e comunque alla lunga mi ha dato dei problemi alle spalle. Il get up è un esercizio assolutamente molto 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 complesso. A ricordarsi tutti i passaggi e farli bene non è assolutamente semplice. Qua viene proposto così all'acqua di rose, ma sì, quattro righe e ti spiego come fare il get up. Ok, e ne passiamo ai bilancieri. Qui bilanciere è forse ancora peggio, dice deadlift, stacco con bilanciere. Benissimo, è un esercizio che consiglio anch'io. Tuttavia, ci vuole un bilanciere serio che può costare 200 euro o addirittura 400. Il deadlift per un uomo che pesa 70 kg bisogna caricare 100 kg almeno, arrivandoci gradualmente, quindi bisogna comprare anche i dischi. Ci vuole un pavimento tecnico. Dov'è che fate deadlift? In casa? Sbragate, distruggete il pavimento per fare il deadlift? O andate sempre ad appoggiare piano i pesi, quindi andando a fare male l'esercizio? O vi comprate un pavimento tecnico spendendo migliaia di euro? Cioè, qui per metterla facile, ma sì, serve un bilanciere, beh, non è esattamente così, serve un bilanciere, serve il disco, serve un pavimento tecnico che ci consenta di fare movimento arrivando a carichi importanti che effettivamente sono allenanti. Per un uomo di 70 kg, 100 kg non sono niente, bisognerebbe arrivare anche più su, cioè 100 kg è il raggiungimento della dimensione di principiante. Ok, qui lui lo fa con non so quanti chili sono, non sembrano tanti, ma
comunque il jerk, propone il jerk, cioè il jerk è un movimento di pesistica olimpica che è difficilissimo da imparare, non ha assolutamente senso proporre il jerk per uno sciatore, non ha senso il jerk, nessuno fa, degli sciatori che conosco, anche dei Aliprandini che s'allena con i pesi, non l'ho mai visto fare il jerk, fa il clean e basta, imparare il jerk non ha assolutamente senso, sarebbe come dire un pesista impara a sciare per allenare la forza esplosiva, non lo so, insomma, spero di essere stato chiaro, insomma, distensioni sopra la testa, benissimo. E questo bilanciere dove l'appoggio? Cioè, questi esercizi si fanno con rack. Lo squat, benissimo, ma ci vuole. Adesso qua lo squat non viene neanche proposto, ma per fortuna. Perché per fare squat ci vuole un rack, cioè ci vuole la gabbia con le sicure. Cioè, sono esercizi che non è si può prendere un bilanciere e mi metto a fare squat. E poi dopo che ho fatto squat, il bilanciere dove lo appoggio? Cioè, se ho 100 kg sulle spalle, dopo il bilanciere dove lo appoggio se non ho rack? Capite che questi esercizi vanno fatti in palestra. Vanno fatti in palestra con un rack, con dei bilancieri seri, con un pavimento tecnico, con tutti gli strumenti di sicurezza del caso, perché stiamo parlando di esercizi che sono sicuri, ma solo se fatti bene. Come se andassimo a sciare su una pista dove ci sono dei voragini, non battuta, con dei pezzi ghiacciati, dei pezzi no, cioè, non funziona così, con dei dirupi non segnalati, no, si va a sciare in sicurezza, in piste omologate, controllate, ben battute, eccetera. Idem, questi esercizi non si possono fare così, con un bilanciere e basta, bisogna farli all'interno di strutture adeguate. Come per le kettlebell, anche questi esercizi richiedono non una spiegazione di 10 righe di un libro, ma richiedono assolutamente la guida, almeno inizialmente, di un personal trainer che ci spiega come si fanno, verifica che li facciamo bene e una volta che abbiamo preso il movimento, poi possiamo andare a procedere da soli. Non è come sciare che ci vogliono anni, qui ci vogliono giorni o settimane, ma comunque serve una guida. Non si possono, a mio parere, proporre determinati esercizi di difficoltà tecnica anche molto elevata, senza arrivare al jerk, ma anche le distensioni, anche il lento avanti, anche lo squat, anche lo stacco da terra, sono esercizi molto importanti. Io sono il primo a consigliarli, ma vanno appresi, vanno effettuati in strutture adeguate, con un rack, con un pavimento tecnico e con tutte gli accorgimenti di sicurezza del caso. Il libro si chiude con altri tipi di esercizi fattibili più o meno a casa, quindi affondi slanciati su rialzo, qui viene fatto su una sedia di plastica che voglio dire, c'è cioè il metodo migliore per ammazzarsi è questo, una sedia di plastica senza nessun supporto che pesa 2 kg e noi andiamo a fare dei salti, andiamo a farci dei salti sopra così, sperando che non si muova e se si muova pazienza, voleremo in terra allegramente. Il burpee, anche qua si mettono insieme degli esercizi un po' dinamici, il burpee, il push-up, cioè non lo so, il calf fatto così, il sovraccarico dov'è? Cioè, questo è un esercizio per iniziare, per i polpacci, dopodiché se voglio caricare cosa faccio? Mi metto il famoso bilanciere in spalla da 80 kg che poi dopo non so dove appoggiarlo, sono sopra un gradino in casa, cioè non lo so, non capisco. Uno skip messo lì così, boh. Cosa positiva, dopo almeno vengono proposte delle tabelle di allenamento con un po' di progressione. Comunque niente, questo libro io purtroppo lo boccerei in toto perché propone un tipo di allenamento con le kettlebell. Nucleo con le kettlebell di cui ho già evidenziato tutti i problemi del caso e bilanciere ancora peggio, cioè non si può lavorare con un bilanciere in casa e proporre degli esercizi che comportano invece il fatto di avere tutta una serie di strutture aggiuntive oltre al bilanciere per poter essere effettuati in sicurezza. Più altre cose messe così per un po' di forza esplosiva o di resistenza. Insomma,
Insomma, a mio parere, il metodo migliore per allenare la forza è sì con i bilancieri, sì in palestra. A questo poi può essere aggiunto anche forza esplosiva, ne parlerò in altri video. Quello che io propongo, quello che secondo me è ottimale per l'allenamento della forza in generale, l'allenamento, la preparazione atletica per lo sci. Di questo libro l'unica cosa che posso apprezzare è il tentativo di proporre, qualcosa di fattibile a casa e qualcosa di più o meno completo e più o meno efficace, ma i metodi che sono stati utilizzati, a mio parere, sono sbagliati e anche la proposta è sbagliata. Quindi, ahimè, recensione piuttosto negativa di questo libro che sconsiglio e direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, casco in testa ben allacciato e gas aperto, sempre.